Buonasera, benvenuti al TG Nord, una società della provincia di Bergamo, la prima ad aver usufruito dell'iniziativa Credito in Cassa, una misura promossa dalla Regione Lombardia a sostegno delle imprese che vantano dei crediti nei confronti degli enti lombardi. L'iniziativa nei dettagli è stata illustrata questa mattina nel corso della conferenza stampa del dopo giunta. Sentiamo dunque il governatore lombardo Roberto Maroni. Oggi è una giornata importante perché è stato dato il primo segnale di attuazione concreta di una misura molto importante realizzata dalla Regione, a cui tengo molto, Credito in Cassa, 1 miliardo di euro per pagare i debiti che i comuni hanno nei confronti delle imprese lombarde. E oggi la prima attuazione, dopo poche settimane, l'impresa guidata dal signor Mauro Regazzoni di Bergamo ha ottenuto il pagamento del credito di 472.000 euro, in tempi anche rapidi, dal comune di Foppolo, e quindi lo prenderemo testimonial adesso dell'efficacia di questa misura. È un debito peraltro che non sarebbe stato pagabile con il decreto del governo, quindi senza la Regione Lombardia non si sarebbe potuto pagare. Non sarebbe stato possibile, no? Devo ringraziare la Regione Lombardia di aver avuto questa brillante idea, perché per noi aziende in questo momento storico è importantissimo avere della liquidità immediata, come abbiamo avuto. Infatti appunto oggi avete già erogato, dunque ci ritroviamo già sul conto. Vi ringrazio ancora. Detto fatto, una misura concreta fatta in tempi concreti. Prevediamo entro la fine dell'anno di erogare oltre 30 milioni di euro e quindi di proseguire nei prossimi anni. Sono 350 gli enti locali che hanno aderito e siamo molto ottimisti e fiduciosi. È una misura che funziona e che dà risposte concrete alle imprese lombarde. Oggi si discute del futuro delle aree Expo. Oggi c'è l'assemblea della società Area Expo, dove valuteremo le misure che sono state, le proposte che sono state fatte per l'utilizzo dell'area dopo Expo, cioè a partire dal 2016. Al momento c'è una proposta del Milan e basta, c'è qualcos'altro? A me risulta una proposta del Milan, come ho letto anche oggi sui giornali, ma oggi in assemblea vedrò. La mia idea è quella che la destinazione di quell'area debba essere in parte appunto per nuovi impianti sportivi, non solo lo stadio ma una piscina olimpica, un palazzetto dello sport e anche un velodromo, visto che il Vigorelli non è utilizzabile. Una struttura del genere serve a Milano, sì, serve alla Lombardia, sì, è l'occasione giusta. Ne ho parlato a lungo con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che è disponibile e molto interessato. Ne ho parlato anche con il governo. Mi pare che ci siano tutte le condizioni. Oggi ne discuteremo in assemblea, ma questa è la proposta che io ho fatto e che sosterrò. Da milanista le piacerebbe che il Milan lasciasse San Siro? Da milanista, da governatore, mi piace l'idea di uno stadio moderno che possa essere utilizzato non solo per le partite. Sono affezionato a San Siro ovviamente, vediamo, però l'idea che o il Milan o l'Inter o tutte e due diano vita a una nuova struttura sportiva mi piace molto, non sono un nostalgico. Il Milan è un po' più avanti rispetto all'Inter, Toier è sembrato un po' più cauto. No, Toier l'ho incontrato, una persona molto concreta, ha detto che è interessato all'idea, purché sia un investimento utile dal punto di vista industriale, non dal punto di vista solo sportivo. È interessato e valuteremo, non c'è bisogno di decidere domani o dopo. Domani o dopo c'è bisogno di decidere sulla destinazione complessiva. Io credo che la vocazione di quell'area, per dove è e per le necessità che ci sono, sia quella di accogliere quella che avevo chiamato il parco olimpico in previsione delle Olimpiadi 2020, ma Olimpiadi o non Olimpiadi 2024, Olimpiadi o non Olimpiadi, quella rimane la vocazione per me dell'area Expo. Quindi
io insisterò perché questa sia la decisione presa dalla società Arexpo. Rispetto al totale dell'area, questo spazio quanto occuperebbe rispetto al milione di metri? Il parco mi pare 34 ettari, qualcosa del genere, sui 100 ettari totali dell'area. Il resto sono, c'è, no, ci sono, il padiglione Italia rimarrà, rimarranno alcune strutture e per il resto verificheremo e vedremo d'intesa con gli altri soci, il Comune di Milano in primo luogo e la Fondazione. Oggi valuteremo le proposte che ci sono sul tappeto. Io rimango interessato a quello che ho detto, cioè a questo insediamento di strutture sportive nuove, moderne, che mancano a Milano e che mancano in Lombardia. Per il resto vedremo. Notizia dalla RAI? Grazie. Notizia dalla RAI? Per il centro di produzione? No, nessuna notizia, ne ho parlato ieri con rappresentanti sindacali che erano presenti alla presentazione di Expo, che hanno mostrato anch'essi preoccupazione per questa assenza di notizie. Ci rivedremo nei prossimi giorni per decidere ulteriori iniziative.